Venerdì 18 marzo, di nuovo in diretta come ogni mattina su TRG per il nostro TG Mattino, la rassegna stampa nel corso della quale leggeremo i quotidiani in edicola oggi nella nostra Umbria e cominciamo come sempre a leggere le prime pagine dal Corriere Nazionale, dal nuovo Corriere Nazionale. Quella che vediamo è la prima pagina nazionale, mentre parlando di Umbria, pochi fondi, meno aiuti dal 2017, la regione costretta a tagliare sul welfare. Poi si parla anche di Ryanair, una fuga da 45.000 passeggeri, questo all'aeroporto San Francesco, ma la compagnia assume le selezioni. Botte e minacce, amore infernale, lo sfogo di una donna maltrattata, io aggredita, li ha mandati il mio ex. PD di Castello, nodo bacchette, il partito si divide sul sostegno al sindaco uscente, ad Assisi invece le mosse dei civici. Bartolini è pronto, gazebo della Lega la spunta Lunghi. Pecore, agnelli sgozzati, allarme lupi nell'Amerino, la denuncia di Coldiretti, così si rischia l'abbandono delle campagne. E poi Perugia in commissione, niente, Grande Fratello, spunta una telecamera in comune, i consiglieri non vogliamo essere spiati. E l'ospedale di Foligno, fibrillazioni nel centro-sinistra, Filipponi attacca e le prove di pace coi Bocciani a livello regionale, la questione interna al PD, Leonelli, Barberini, baruffe e trattative, Minini che rischi. Questa era la prima pagina del Corriere Nazionale, siamo al Corriere dell'Umbria, che in primo piano, in prima pagina, con un'ampia fotonotizia centrale, parla della sua iniziativa dedicata al mondo imprenditoriale umbro, l'Umbria che eccelle, l'Umbria che produce, brilla di eccellenze, e al Teatro Comunale di Todi sono state premiate le 47 aziende che si sono distinte e delle quali il Corriere dell'Umbria ha dato nel corso dell'anno ampie descrizioni. Ucciso dalla droga a 47 anni a Perugia, in piano centro, è stata subito disposta l'autopsia, ma anche il Corriere dell'Umbria, come il nuovo Corriere Nazionale, parla di Ryanair, che è in Umbria per nuove assunzioni. Dunque, se da un lato toglie le tratte all'aeroporto San Francesco, dall'altro fa selezione. Terni, Piazza Solferino, tra spaccio e degrado, e poi a Perugia, arte e cultura, l'ingresso trionfale di Braccio Forte Braccio, ancora a Perugia. Il Presidente della Repubblica Mattarella sarà in città il 31 di marzo e a Città di Castello è stato bloccato un pregiudicato specializzato in furti. Siamo alla prima pagina della Nazione Umbria, arriva il Presidente. Il Capo dello Stato visiterà le strutture del Chianelli che ospitano i familiari di bambini ricoverati nel reparto di ematologia. E ancora dalla Nazione, anche i politici avranno il badge, i consiglieri di Palazzo dei Priori dovrebbero garantire una presenza minima alle sedute. Intanto dal mondo imprenditoriale, concessi 18 milioni alla ISA con un maxi finanziamento, e sull'aeroporto e a caccia di partner privati, i tagli operati da Ryanair faranno perdere 45.000 passeggeri allo scalo umbro, occorrono aiuti. Tragico viaggio della droga, muore in auto un viterbese trovato senza vita a Portasole. San Girolamo, ecco una strada vietata perfino ai vigili urbani, è stretta e tutti corrono. Infine, Orvieto, discarica da ampliare è Bufera. Chiudiamo con la prima pagina del Messaggero dell'Umbria di oggi. Baby gang, assalto ai treni. Perugia si allarga l'indagine dopo gli 80 minorenni identificati, non solo droghe e danneggiamenti, al vaglio degli investigatori anche aggressione a capotreno e viaggiatori. Paura per 120 discariche chiuse, nessuno sa cosa contengano, c'è dunque questo allarme di scariche inattive, il dibattito è avvenuto in commissione rifiuti. Perugia, overdose mortale in pieno centro, quarantenne trovato nella sua auto, eroina, allerta 15 anni. L'aeroporto di mezzo ai costi ora cerca partner privati e sul terremoto precari da 20 anni. Prima licenziati e presto interinali. E poi si parla di Norcia come Oslo, perché è una questione di multe. Getta in terra bottiglie di vetro, multa di 870 euro a giovane Piceno. Dunque una multa
esemplare, come accade nelle civilissime città del nord Europa. L'angolo del meteo, a cura di Gilberto Scalabrini, un po' di stabilità, ma non per sempre. Comunque siamo pronti a goderci un fine settimana che si preannuncia di sole e, come sempre, dopo le prime pagine dei quotidiani, l'approfondimento con le cronache regionali. Il quotidiano nazionale dell'Umbria apre parlando di welfare perché nel 2017 cala la scure, tagli a salute, studio e cultura, bilancio triennale lacrime e sangue. La giunta, ci spiega oggi il collega Andrea Luccio, è costretta a ridurre i sostegni. L'ADISU, parliamo di università, dovrà rinunciare a 800.000 euro, sarà ridotto ad un quarto il fondo per la legge regionale sullo spettacolo e poi centinaia di migliaia di euro in meno per i servizi sociali, gli anziani, i disabili e gli asili nido. Discariche, ombre sui vecchi siti, la Lega lancia l'allarme ed ecco i numeri dell'ARPA nel servizio del nuovo Corriere Nazionale. La politica, i tempi dei post sui social, prof Mignini, che rischi, meglio i riti, ha detto. La prima cosa che si dovrebbe imparare è che le questioni pericolose vanno disinnescate in anticipo, così Piero Mignini. Fuori il Grande Fratello, protesta bipartisan sull'installazione di una telecamera in sala commissioni calabrese, nessuno vi spia. Cartellino anche ai dirigenti, avranno l'obbligo di timbrare entrata e uscita con il badge, per il momento non sono previsti tornelli all'ingresso degli uffici, i dirigenti sono quelli del comune di Perugia. E andiamo ancora con le cronache regionali al Corriere dell'Umbria, abbiamo visto in prima pagina la manifestazione avvenuta a Todi con la premiazione delle imprese eccellenti dell'Umbria. Questa è l'Umbria che eccelle, sa guardare al futuro, in una doppia pagina tutte le foto di chi è stato premiato, degli imprenditori che sono stati premiati. E la scuola si avvicina alle eccellenze, sul palcoscenico del comunale di Todi anche i ragazzi dell'ITET di Perugia che hanno svolto uno studio sugli articoli pubblicati dal Corriere. Ancora cronache umbre, si torna a parlare di discariche inattive anche dalle pagine del Corriere, la Lega Nord alza il tiro, Fiorini e Mancini commentano le dichiarazioni rilasciate dal direttore ARPA Ganapini in Commissione regionale rifiuti. Leonelli, Sereno, Mai Bocciani, via la segreteria, il leader regionale del PD incontra gli ex Margherita, ma il confronto è aggiornato a data da destinarsi. Infine, sempre per le cronache umbre, arte e cultura, braccio e forte braccio e il suo tempo, quante battaglie. Entra trionfalmente a Perugia il 19 luglio 1416, ma dal 1375 era successo proprio tutto. La sua storia ce la racconta sul Corriere dell'Umbria Elio Clero Bertoldi. Andiamo avanti con le cronache regionali, siamo al quotidiano La Nazione che parla di Mattarella in arrivo tra i bambini del Chianelli, un giorno speciale per i piccoli pazienti. Il Presidente della Repubblica sarà a Perugia il 31 di marzo. Minuto per minuto La Nazione ci spiega qual è il programma della visita presidenziale. Ancora per argomenti che riguardano la nostra Umbria si parla di acqua, aumenti dietro l'angolo, l'ultima parola spetta ai sindaci, audizione di Umbria Acque con i comuni, investiremo il 50% in più, hanno detto. E sull'edilizia scolastica, buone notizie, 19 milioni per le scuole dell'Umbria, si tratta in realtà della prima tranche di un finanziamento da oltre 60 milioni di euro per moltissime scuole dell'Umbria. E siamo alle cronache regionali dal Messaggero dell'Umbria di oggi che parla innanzitutto di un mercato della droga nuovo e diverso, voglio lente e metano, stroncato un supermarket dello smercio della droga, era un polo di spaccio per il centro Italia, si torna a parlare in questi termini di Perugia, un quarantenne viterbese è stato inoltre trovato senza vita a Porta Sole in auto una siringa ed è
caccia al pusher. Si parla anche di un acque, 60 milioni per sistemare le condotte presentato ai sindaci, il piano di investimenti, la bolletta sarà più cara dal 2018 e l'aeroporto è in cerca di altre compagnie, ce lo dice il Messaggero dopo la fuga, lo ricordiamo, di Ryanair. L'assessore Chianella ha detto in 3 anni dimezzati i costi, ma occorre aprire ai privati. Ancora per le cronache umbre, stroncato un traffico di sigarette di contrabbando a Deruta, trovati con oltre 2.500 pacchetti fermati lungo la E45. Poi per l'allarme, vento forte e sterpaglie bruciate, l'SOS è per gli incendi. Ancora le cronache regionali, baby gang, aggressioni sui treni, un'indagine che si allarga al vaglio degli investigatori, diverse segnalazioni di capotreno e viaggiatori presi di mira, situazioni avvenute nei tratti e lungo gli scali ferroviari, principalmente battuti dagli 80 ragazzini identificati. E poi le discariche inattive sono 120 e non si sa cosa contengano, l'allarme è della Lega Nord e invece l'allarme sul lavoro, e parla di flop del Job Act, arriva da Mario Bravi, ancora record di voucher all'indeterminato sulla via del tramonto. E queste ancora le notizie regionali dal Messaggero dell'Umbria. La Rocca si mette sul mercato degli eventi, parliamo della Rocca Albornoziana di Spoleto, a Norcia la multa da 870 euro per aver gettato le bottiglie a terra, un giovane piceno che sicuramente avrà imparato la lezione. E poi da Perugia l'offerta turistica diventa più sportiva e visibile, il nuovo portale a breve online. E queste erano le notizie regionali, come sempre torniamo a parlare di regione ma in termini economici con gli inserti di economia, e il nuovo Corriere Nazionale parla di un bilancio d'alta quota, parla dell'aeroporto umbro, in 3 anni perdite dimezzate, verso l'equilibrio economico, trattative con altre compagnie per nuove tratte europee. E ancora i tagli di Ryanair costano 45.000 passeggeri. E cambiando argomento, Umbria Tourism 3.0, promozione online presentata alla scuola di amministrazione pubblica, il nuovo portale Paparelli chiede che si faccia squadra. Ma si sta avvicinando il periodo di Agri Umbria, della fiera di settore più importante in Italia, eccellenza in vetrina, dall'1 al 3 aprile torna l'appuntamento dedicato a presente e futuro del settore. Questa è l'economia del nuovo Corriere Nazionale, ora siamo alle pagine economiche del Corriere dell'Umbria, da Orvieto alla Borsa, la scalata di Vetria all'economia digitale, nell'intervista al CEO Luca Tomassini, le sue strategie, innovazione, benessere dei dipendenti e voglia di aprirsi al mondo. Ancora economia per parlare della ISA di Bastia Umbra, da MPS 18 milioni per il nuovo stabilimento ISA, il gruppo Montepaschi finanzia l'espansione dell'azienda. E per l'economia dalle pagine della Nazione si parla del nuovo portale regionale Il Turismo Viaggia Online, progetto innovativo presentato a Villa Umbra. E ancora Bastia Umbra, da MPS Capital Services, fondi al nuovo stabilimento ISA. Questa è l'economia umbra dai quotidiani di oggi e passiamo alle pagine culturali, innanzitutto con il Messaggero che ci parla anche degli appuntamenti in Umbria, notti con battesimo del disco, le proposte del weekend dedicate alla musica al Village Pub di Gubbio, i Rico Blues Combo celebrano i 20 anni e Lucy Van Pelt presentano il loro nuovo lavoro al Sound di Foligno a Perugia, gli Africa Unite. Al Quasar intanto torna il caro vecchio vinile, al Gerlinda con l'arte. Queste le cronache culturali dal Messaggero, ora siamo alla Nazione che nel suo inserto culturale parla della Perugia che riscopre Sandro Penna, uno dei grandi nomi della poesia italiana, in viaggio tra i luoghi del poeta. 2 giorni di reading, incontri ed arte, e Gemma Bracco e Casa Poesia celebrano
una figura dimenticata eppure fondamentale per la poesia italiana. Spoleto si inaugura a Palazzo Collicola la mostra di Nattino Chirico, Abbazia Umbra Ricco Weekend al Teatro Esperi e poi il Carnet da Shakespeare alla Danza con Haber e Raffaele Paganini, davvero una serie di grandi appuntamenti in Umbria. E per quanto riguarda la cultura del Corriere dell'Umbria, apertura dedicata a Massimo Ranieri, il re della canzone melodica, che debutta a Umbria Jazz. Il 4 luglio salirà sul palco della Santa Giuliana nel capoluogo, lo ha intervistato Annalia Sabelli Fioretti. Chiudiamo con la cultura del nuovo Corriere Nazionale, la fotografia è sincerità. Letizia Battaglia, ospite del Perugia Social Photo Fest, ha raccontato la sua esperienza. Dopo secoli di silenzio, Madonna Laura rispose, intervista a Roberto Fedi, che ha curato l'edizione critica della poetessa Pellegra Bongiovanni. Queste le pagine culturali, come sempre uno sguardo ai territori, a cominciare da quello di Perugia. Siamo al nuovo Corriere Nazionale, fuori il Grande Fratello, protesta bipartisan sull'installazione di una telecamera in sala commissioni, calabrese, nessuno vi spia. Assessore furioso, abbiamo soltanto recepito una mozione presentata mesi fa in Consiglio Comunale. Cartellino anche ai dirigenti, avranno l'obbligo di timbrare entrata e uscita con il badge, per il momento non sono previsti tornelli all'ingresso degli uffici. Io aggredita, li ha mandati il mio ex, questo è lo sfogo di una donna maltrattata. E poi associazione mafiosa, IPM, il processo deve restare al Tribunale di Perugia, lunedì la decisione del GIP sui rinvii a giudizio per quarto passo. E poi la visita del 31 marzo al Chianelli del Presidente della Repubblica, c'è stato un sopralluogo del personale della Presidenza della Repubblica. Siamo ancora a Perugia, tra Tevere e Chiascio, pronta la guida agli itinerari del contado perugino. E sulle elezioni a Città di Castello, PD ancora diviso su Bacchetta, tavolo del centro-sinistra, già scintille. Musei visitabili, di nuovo quattro spazi a Gubbio, l'associazione La Medusa riapre, il Diocesano e Bargello. Ancora Gubbio, entusiasmo dopo la cittadinanza a Zeffirelli, ad Umberti, de via alla stagione alla Rocca. Ad Assisi, Movimento Civico svela le sue carte verso le elezioni, centrodestra diviso in due, nel PD tre ipotesi per il candidato sindaco. E poi i gazebo agli stand della Lega Nord, il più votato è Antonio Lunghi, a Torgiano ok alle osservazioni al PRG, ma è scontro politico. Ferroni dice basta una domanda e si scatena l'ira, all'assessore Morbidini, da lui richieste da primo giorno di scuola. Foligno, nuove fibrillazioni nel centro-sinistra, Filipponi attacca, mi smetti tranquillo, al centro del dibattito il futuro dell'ospedale San Giovanni Battista di Foligno. Farmacie, utili e risparmi, dopo anni di passivi, bilancio in utile, la relazione di Matilli. E poi da Gualdo Tadino, il carabiniere mi minacciava, la donna ha detto sesso perché diceva che poteva crearmi problemi con la legge. Questi i territori del nuovo Corriere Nazionale, siamo al Corriere dell'Umbria e alle pagine perugine, trovato morto all'interno dell'auto, ipotesi overdose, tragedia in pieno centro, l'uomo residente nel Viterbese aveva 47 anni, fuori dalla vettura una siringa, indagano i militari, è stata disposta l'autopsia. E ancora la cronaca da Perugia, volo mortale all'interno del cantiere, ipotesi omicidio colposo per 5, si era schiantato al suolo davanti agli occhi del figlio, le difese non escludono il gesto volontario. Perugia, i dirigenti devono timbrare, in comune c'è l'obbligo ai fini di presenza e buoni pasto, ma niente tornelli, costano troppo. E ancora da Perugia, Ponte San Giovanni, coloriamo la primavera, weekend di eventi al parcheggio Lido Tevere. Il programma è stato messo a punto dall'associazione Stradarte e Amici Felici. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa dai territori per andare ad Assisi, predisporsi alla migliore accoglienza nel segno indicato da Papa Francesco. Il Vescovo Sorrentino ha detto queste parole incontrando gli operatori turistici locali in vista delle festività di Pasqua.
E all'Istituto Serafico, la figura di San Giuseppe, esempio per l'uomo di oggi, se ne è discusso in un interessante convegno. Politica, Lunghi è il più votato alle primarie e la Lega Nord Umbria riflette oltre il 40% e chiede un esponente del Carroccio. E ancora Bastia Umbra vince 200.000 euro con un gratta e vinci da 3 euro. Per le cronache locali, da Città di Castello, capitale italiana della canoa, domani domenica si disputa la 46esima edizione della discesa del Tevere con i migliori team nazionali. Via del Popolo, il sindaco ordina il ripristino della viabilità entro 30 giorni. E ad Umberti, le piccole guide crescono e svelano luoghi splendidi lungo il Tevere e in città, questo per le giornate del FAI. A San Giustino, sversamento liquidi pericolosi, assolto imprenditore accusato di inquinamento ambientale. La sentenza è del giudice Nicola Restivo. Potenziali matricole a caccia di facoltà. Siamo a Gubbio, pacifica invasione dei liceali al Beniamino Ubaldi in occasione della giornata dell'orientamento universitario. E ancora a Gubbio, in zona Ferratelle e Orto Guidone, ci sarebbe uno sversamento sospetto di acque scure in un torrente. È stato fatto un sopralluogo in zona da parte dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle. Sotto la regia del maestro Zeffirelli la città si trasformò in un set naturale, orgoglio in città per il conferimento della cittadinanza onoraria all'artista, e il professor Girlanda rievoca le tappe dell'iter. Gualdo Tadino, un fine settimana tutto alla scoperta dei musei archeologici e dell'opificio Ruboli, sono questi gli itinerari proposti dal FAI per l'iniziativa delle giornate di primavera. E ancora a Corcia, per solennizzare la festa di San Giuseppe, da oggi a domenica la Proloco ha organizzato un programma ricco di eventi religiosi, sportivi e ricreativi. Siamo a Foligno, l'AFAM rinasce dopo anni neri, torna il segno più, tracciato un quadro positivo per le farmacie comunali, ora si pensa ad accrescere servizi e valorizzare il patrimonio. Quintana, caso Lattina, per il verdetto occorre attendere, la commissione disciplina ascolterà altri testi. La città cardioprotetta fa un passo avanti, defibrillatori anche per polizia e carabinieri sono stati donati dal Rotary Club della città. Ed ora i territori dalla Nazione, che parla di Perugia, in particolare Ipercoop, studio sul nuovo svincolo, e Ikea pensa ad una formula mini, uno store di soli 20.000 metri quadrati, la cubatura nell'area c'è. San Girolamo, una strada da brivido, qui rischiano perfino i vigili urbani, carreggiata stretta e folli velocità, vietato usare autovelox o telelaser. Ancora da Perugia, overdose letale sotto la clinica, muore in auto un uomo di 47 anni, a Porta Sole il cadavere trovato al mattino, allarme per la droga killer. Mattarella tra i bimbi del Chianelli, giorno speciale per i piccoli pazienti, il presidente sarà a Perugia il 31 di marzo ed è già stato effettuato un sopralluogo, come abbiamo visto. Ora basta con i consiglieri furbetti, anche i politici potrebbero timbrare. Dopo il cartellino ai dirigenti al comune di Perugia c'è chi chiede controlli più ferrei. Riapriamo la discussione, così il presidente del Consiglio Comunale, Leonardo Varasano. Ufficio postale a rischio chiusura, salvare servizi e posti di lavoro, dal comune alle associazioni sportive, Sant'Egidio si mobilita. E ancora per quanto riguarda Sant'Egidio, l'aeroporto va a caccia di partner privati, duro colpo dall'addio di Ryanair, entro l'autunno serve il bando. Andiamo ad Assisi per la cronaca giudiziaria, stalking sui vicini e loro bimbi, condannati moglie e marito, pesanti minacce, offese e lesioni, un incubo durato anni. A Bastia Umbra una buona notizia, gratta e vince 200.000 euro, è accaduto in Viale Roma. Ecco la chiesa di Madonna del Ponte, il vescovo fortemente voluta, siamo a Gubbio, alla cerimonia del 10 aprile interverrà il cardinale Bagnasco. E a Gualdo, l'Università degli Uomini rinnova il CDA, Sauro Vitali sceglie di non ricandidarsi. E per le poste, ancora da Gualdo, si inaugura la nuova sede nella zona commerciale della Flaminia, taglio del nastro oggi pomeriggio.
Gubbio Gualdo, 118 e polemiche, proposto un summit tra i consigli e andiamo a Città di Castello, da dove il sindaco Bacchetta ci riferisce la Nazione, sbotta via quei ponteggi entro primavera. L'obiettivo è migliorare il passaggio di pedoni e di auto in Via del Popolo, dove c'è un'impalcatura, la vediamo nella foto, piuttosto ingombrante. Ecco la Wox, una droga rovina famiglie. A Sansepolcro 10 arresti dei carabinieri per creare la sostanza sintetica, una sorta di miele marijuana, viene utilizzato il gas butano e questo è stato scoperto dalle forze dell'ordine. Foligno, maggioranza ormai allo sbando, la città piomba nel degrado, impegno civile, attacca il sindaco, guida una compagine allo sbando e ancora da Foligno, più sicuro il cuore della città, il Rotary dona 4 defibrillatori, cerimonia di consegna degli apparecchi salva vita. Queste le cronache dalla Nazione e chiudiamo con il Messaggero dell'Umbria che fa i conti in tasca al comune di Perugia, elettrodomestici, rilegature stivali, questi i conti per gli eletti, 40.000 euro al mese. E anche dalle pagine del Messaggero si parla di droga, voglio lente metano stroncato, supermarket dello smercio di droga e ancora per le cronache locali siamo alle pagine dei territori, da Città di Castello i vigili a lezione di storia dell'arte studieranno, dopo aver studiato la figura e l'arte di Alberto Burri, anche la storia della famiglia Vitelli, tutto questo per essere pronti nel dare indicazioni a cittadini e turisti, un intento davvero esemplare. E poi scoperta a Castello, dal torrione riemerge il Medioevo, a Citerna nella foto le testimonianze medievali venute alla luce dagli scavi, ed ecco la foto. Assisi, dalle primarie della Lega spunta Lunghi, a Gubbio invece il marciapiede più largo della strada, pericolo per auto e bus, questo nel primo tratto di via Beniamino Ubaldi. Castello, 44enne in manette, è accusato di furti e ancora per i territori ci spostiamo in Valle Umbra Sud, più precisamente nel Folignate. In 6 minuti salviamo la vita da un improvviso attacco di cuore. Donati 4 defibrillatori di ultimissima generazione dal Rotary Club di Foligno. Per la prima volta gli strumenti saranno a bordo delle pattuglie di polizia e carabinieri. Foligno, gli ingegneri si associano per un prezzario più equo e poi palio delle scuole, la Gentile prende la coppa. 400 studenti da tutta l'Umbria negli impianti di Valtopina. Alla Pacciana intanto torna la festa del patrono dei falegnami. Queste le notizie dai territori, come sempre una brevissima pausa, ma torneremo e vi parleremo di sport, non mancate.